Nella nostra storia sacra, gli angeli hanno un normale corpo umano. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono, eppure una mancanza. Lasciano parole che sono semi. Trasformano un corpo di donna in solla di terra. Maestrale di marzo. Maria fu incinta di un angelo in avvento a porte spalancate a mezzogiorno. Il vento si avvitò al suo fianco, sciogliendo la cintura, lasciò seme nel grembo. Fu salita senza scostare l'orlo del vestito. Al primo raccolto del grano contava 3 mesi dal maestrale di marzo che le baciò il respiro, facendo la matrice di un figlio di dicembre, per lei Miriam, Maria, ebrea di Galilea. Glielo dissi il giorno stesso, eravamo fidanzati, nella nostra legge è come essere sposati, anche se non ancora nella stessa casa. Ed ecco, ero incinta. La voce del messaggero era arrivata insieme ad un colpo d'aria. Mi ero alzata per chiudere le imposte e appena in piedi sono stata coperta da un vento, da una polvere celeste. Da chiudere gli occhi. Il vento di marzo in Galilea viene dal nord, porta bel tempo. In braccio a quel vento la voce e la figura di un uomo stavano davanti a me. Ero in piedi e l'ho visto. Controluce davanti alla finestra. Le sue prime parole sono state Shalom Miriam, le stesse con cui Giuseppe si era rivolto a me nel giorno del fidanzamento e a cui io avevo risposto pace a te, ma oggi no, sono rimasta muta. Era tutta l'accoglienza che gli serviva. Mi ha annunciato il figlio. In corpo, nel mio grembo, si era fatto spazio. Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata nell'incavo del ventre. Il mio Giuseppe, bello e compatto, si stringeva le braccia contro il corpo ripiegato. La notizia per lui era come una tromba d'aria che scoperchiava il tetto. Tentava un riparo con il corpo, smarrito in faccia, i muscoli che saltavano fuori dalle braccia. Si proteggeva, il ventre teso e magro. Non si permetteva di toccarmi. Ero in piedi, schiena dritta, un'agilità nuova mi dava slancio. Mi accorgevo di essere più alta e più leggera precisamente al centro del corpo, sotto le costole nell'ansa del ventre, là dove lui accusava il colpo e il peso coi muscoli contratti di un atleta sotto sforzo, io ricevevo una spinta dal basso verso l'alto da aver voglia di mettermi a saltare. Giuseppe immaginò subito le conseguenze legali. L'annuncio aveva rotto la nostra promessa. Ero incinta di un angelo in avvento prima del matrimonio. Per questo chiedeva altre parole da riportare all'assemblea in cerca di una difesa di fronte al villaggio. Lui sedeva, si alzava, si risedeva, eravamo promessi ed era già un atto grave stare soli sotto lo stesso tetto. Avevo chiesto il colloquio, l'avevano concesso, ma il tempo incalzava ed era quasi sera. Con le mani intrecciate sul ventre piatto mi toccavo la pelle per sentire sulla punta delle dita la mia vita cambiata. Era per me il giorno della creazione. Giuseppe mi chiese, conosci la legge Miriam, non bene come te? E allora ascolta, se un uomo trova in un campo la fidanzata di un altro e la violenta, sarà messa a morte quell'uomo ma non la ragazza perché era sola e seppure ha gridato nessuno poteva soccorrerla. Dissi, quell'uomo messaggero è venuto da me a mezzogiorno, porte e finestre aperte, spalancate. Io mi sono trovata in piedi davanti a lui nella mia stanza e non ho pronunciato una sillaba, non ho neanche risposto al suo saluto. Lo so, Miriam,
Ma ora dobbiamo trovare una soluzione. C'erano state donne in Israele che avevano avuto ragione contro la legge, avevano agito con il loro corpo contro i comandamenti ed erano diventate madri di Israele. Tamar, la cananea, sposa due figli di Giuda che muoiono senza lasciarla incinta. Giuda le promette il terzo, ma poi si rimangia l'accordo. Allora Tamar si veste da prostituta e si vende velata a Giuda, che non la riconosce. Siccome non ha con sé denaro, lascia in pegno il bastone e il laccio con il sigillo. Manda il suo servo il giorno seguente con il compenso, ma non la trova. Poi si sparge la voce che Tamar è incinta. Giuda, che è il capo della comunità, l'accusa d'adulterio e la condanna al fuoco. Tamar esibisce i pegni e dice di essere incinta del loro capo. Giuda li riconosce e dice davanti alla comunità la più bella frase che un uomo di Israele possa dire ad una donna: «È stata più giusta di me». Tamar ha infranto la legge per poterla applicare, perché aveva diritto di essere madre in Israele. Questi pensieri mi passavano a sciame nella testa, ma non li dicevo. Giuseppe mi disse: «Sorridi, non abbiamo tempo, è già buio e l'incontro non può durare ancora, e noi non abbiamo deciso niente». Ero felice, avrei voluto abbracciare mio Giuseppe, mi era salita una tenerezza in petto mai provata. Il rispetto, la soggezione che ci insegnano verso l'autorità maschile abbassano i sentimenti affettuosi. Ma l'annuncio dell'angelo e la risposta del mio corpo quel giorno mi avevano affrancato. Non arrossivo, la fiducia di essere nel giusto mi dava la pace e un contegno nuovo. Con la tenerezza venne la gratitudine.